Buonasera a tutti e bentrovati in questa puntata di Leggermente. Questa sera ospitiamo la dottoressa Mangione, che è presidentessa e una delle ideatrici di Labarte, l'arte rende liberi. Grazie di essere qui con noi. Per prima cosa vorrei chiederle come è nata Labarte. Appunto, io ho uno studio di psichiatria e ho iniziato con dei gruppi di arte terapia con persone con problematiche psichiche per 6 anni. A un certo punto un utente mi ha detto: ma perché non facciamo delle tecniche artistiche anche? Perché non impariamo delle nuove tecniche? Allora da lì è nato pian piano l'idea di collaborare con artiste e che potevano così insegnare le tecniche, però integrandole all'interno del gruppo. E quindi l'idea è stata un po' strutturata di dare degli input di consapevolezza corporea nei gruppi, poi leggere una fiaba e poi fare un po' di attivazione di creatività, un po' minima, perché quando abbiamo iniziato era proprio il periodo Covid, quindi dovevamo stare un po' minimalisti. E poi dopo lasciare spazio, dopo aver letto una fiaba che poteva essere o della tradizione locale, insomma della Mesolcina, perché il gruppo è tenuto appunto a Roveredo in Mesolcina, oppure poi siamo andati alle fiabe italiane, oppure a fiabe dove ci sono gli animali, cioè dove comunque c'è un immaginario che piano piano si attiva. E da lì poi abbiamo fatto anche delle attivazioni sempre della creatività attraverso le forme originarie del disegno, sempre un po' nell'aria, insomma il cerchio, il quadrato, lo scarabocchio, la spirale, che però comunque attivavano comunque la creatività. E poi siamo passati proprio a imparare delle tecniche artistiche, che era quello delle stampe monotipie, con la docente artista Elena Salviciocco di Roveredo. Poi abbiamo insegnato insomma in laboratorio Radici, ispirandoci un po' anche a un artista di Roveredo che fa outsider art e assembla radici con vario materiale. È un po' anche una tecnica che va nell'immaginario, di immaginare le forme e assemblare vario materiale. E poi da lì la collaborazione si è ampliata, appunto questo laboratorio Radici poi lo facciamo con Luana Cortini, che anche ha collaborato con Giovanna Nicola, che è un'artista appunto di Roveredo. Poi quest'anno ci siamo anche ampliati con Elena Bertossa, che è una scenografa che ci ha insegnato un po' la tecnica dei burattini. Poi siamo andati anche con laboratori di autobiografia, con giochi teatrali, con Prisca Mornaghini, un'attrice che anche collabora molto in Ticino, insomma Balerna, col Teatro Origini. E adesso ci stiamo un po' concentrando ancora sulle stampe, perché il gruppo che ha avuto più successo è quello delle stampe monotipi. E siamo andati anche a fare stampe di calcografia e devo dire che con queste tecniche artistiche sono riuscita a far arrivare soprattutto uomini, perché all'inizio i gruppi di arte terapia erano soprattutto solo donne, cioè non riuscivo a interessare i maschi. Con questa cosa delle tecniche artistiche vengono, sono contenti, cioè c'è un gruppo misto, insomma. E comunque insomma, si va avanti da circa 2 anni, dal 2021 in particolare, quindi in totale 3 anni, però con l'associazione poi abbiamo iniziato nel 2022. Bene. Quindi avete moltissime attività, siete un'associazione vulcanica, insomma. Vulcanico, così come detto sembrava, però in realtà è una volta alla settimana che riusciamo a fare, perché poi non è un centro diurno, cioè è comunque inserito all'interno dello studio di psichiatria, perché l'inizio anche dell'associazione era quello di dire: lo portiamo anche ai familiari curanti, apriamo
la possibilità a fare dei gruppi misti dove c'è un po', c'era però l'utopia, ci siamo resi conto, di mescolare insomma le persone con problematiche psichiche e anche familiari curanti. Qualcheduno viene, però sono i familiari delle persone che già vengono. È difficile far arrivare, far rimanere delle persone che insomma si avvicinano un po' per curiosità. Sì. L'ergoterapista, piuttosto che un'operatrice della casa anziani, era venuta, era contenta, però poi tra il lavoro e tutto, diciamo che questo fare gruppi misti è difficile. Ma ci riproviamo, perché comunque tra tutte le attività che ancora, forse non ho ancora detto, è la mostra collettiva che abbiamo iniziato nel 2021 e procediamo piano piano con l'associazione a continuare la mostra. Cioè praticamente questi prodotti che vengono dai laboratori poi vengono portati in una mostra che si è tenuta all'inizio alla Carossa a Grono, che era una vecchia casa del 1700 che il comune ci metteva a disposizione. Poi siamo passati invece a un palazzo privato, sempre del 1600, cioè le case antiche piacciono, di Roveredo, e qui a Palazzo Comacio, che anche c'è un bel giardino, così, e facciamo così la vernissage di solito all'aperto. Facciamo anche dei laboratori dentro nella mostra. Quest'anno abbiamo invitato anche degli artisti pugliesi che hanno fatto appunto il laboratorio Ricamo Libero all'interno della mostra, questi laboratori, il laboratorio Pittura Peregrina di Francesco Romanelli e il laboratorio Ricamo Giulia Gazza. E proprio con l'idea apriamo un po' la popolazione, cioè qualcuno si è avvicinato sicuramente. Però non come ci si aspettava, ecco. Per questo che cerchiamo di sempre un po' ampliare questa pubblicità, insomma, di far conoscere l'associazione. Certo. Abbiamo fatto anche festa in piazza con le associazioni del Bellinzonese, grazie anche all'intervento poi della vicepresidente, che è Doriana Pellerito, che fa capo a una comunità abitativa lì a Roveredo, dove appunto degli utenti anche partecipano in questi laboratori. Poi anche le artiste che partecipano ai laboratori, non tutte, ma almeno una o due, fa parte anche dell'associazione. Quindi cerchiamo di andare avanti, insomma. Bene. So che vorrebbe condividere con noi alcune testimonianze dei partecipanti ai vostri laboratori. Sì. Prego. Questa è breve, è la Sandra Rosa. Lei lavora anche da sola, diciamo, però anche nei laboratori è molto attiva. Questa è una trascrizione di una cosa che mi ha mandato per video. I laboratori. Io prendo come esempio la macchina. Il mio corpo aveva bisogno di un collaudo. I laboratori che facciamo e parliamo, nei laboratori, nelle interazioni, si riesce ad esprimere le sensazioni e, dico per me, riescono i gruppi ad essere il meccanico e il conducente di me stessa. Mi sembra una bella metafora un po' di quello che... Senti, perché poi è anche possibile attraverso le mostre vendere il prodotto dei propri quadri, e con questo uno anche riesce a realizzare dei piccoli progetti. Ecco. Questo è anche importante. Insomma. Poi un altro è Philippe, che ha scritto questa testimonianza. Quelli come noi, che per un motivo o per l'altro hanno perso la voglia di esprimersi. Quelli come noi, a volte soffocati dalla ruggine che ha avvolto i nostri pensieri. Quelli come noi, che malgrado tutto vogliamo ancora lasciare un segno. Passiamo troppo tempo a produrre e così poco a creare. Quelli come noi, che ormai abbiamo capito che la nostra eredità sarà nelle piccole creazioni e non nella grande produttività. Liberare le proprie fantasie, le manualità nel modellare e comporre una radice a proprio piacimento. Lasciarsi andare senza imbarazzo nel pitturare una tela. Scrivere o raccontare qualcosa su noi stessi senza il timore di essere giudicati.
quelli come noi che hanno scoperto che non bisogna essere artisti per creare qualcosa di speciale, quelli come me hanno la consapevolezza che creare ed esprimersi liberamente fa molto bene, quelli come me che si sentono persone maturate e non hanno più paura, quelli come me che ringraziamo la Bart, lui ha scritto Maria Pia, comunque la Bart, per la preziosa opportunità. L'arte rende liberi, l'arte rende felici, l'arte ci fa sentire importanti e ci rende meno soli. Lui, molto appunto, bello, molto anche acuto come. Sì, perché lui è, appunto, scrive metafore, cioè lui quando scrive, diciamo, si esprime molto più facilmente con queste metafore, sembra che colgono poi. Assolutamente. Sì. La ringrazio molto per aver condiviso questi pensieri. Ci può anticipare per caso dei progetti futuri, dei progetti a cui state lavorando? Sì, diciamo che vabbè, ho dimenticato anche di dire prima che abbiamo avuto un riconoscimento dall'Ufficio Sanità per la prevenzione di malattie psichiche e quest'anno dal Canton Grigioni, che insomma per loro anche le attività creative e il fatto di condivisione del gruppo serve proprio per evitare l'isolamento sociale e per attivare risorse creative, che quindi abbiamo, diciamo, il sostegno da questo punto di vista, non un gran contributo a livello economico, però diciamo una soddisfazione c'è stata, diciamo. E come anticipazione dei progetti futuri è quello di fare dei laboratori di libri d'artista, inserendo magari in questi libri le stampe già eseguite, perché in 2 anni di queste stampe monotipie, adesso anche calcografiche, con una matrice e tutto, diventa una difficoltà raccogliere tutte queste cose e magari volevamo mettere un po' insieme questa possibilità di raccogliere per ogni persona, insomma, che partecipa e quindi poterlo poi presentare nella mostra, invece che far vedere soltanto delle stampe, magari questi si chiamano proprio così, art journal o libri d'artista, insomma, e che uno può anche essere un artista autodidatta, ma non c'è niente di male, però diciamo che si fa come una specie di diario delle immagini dove si possono inserire poi anche poesie o fiabe a seconda della creatività, insomma. Poi volevamo fare dei laboratori dove volevamo animare i burattini, riprendendo un po' i burattini che sono già stati fatti con Elena Bertos e inserendo ancora una creazione della FIAB che ci fa da guida per questa animazione. E la FIAB, che è stata fatta 2 anni fa con il metodo Munari, cioè ognuno dei partecipanti portava due luoghi e 2 personaggi, si tirava a sorte e poi in base a quello che usciva si creava col gruppo in un'oretta la fiaba e dopo nell'altra oretta si faceva il disegno. Questa volta invece si dovrebbe fare una creazione della fiaba che serve poi per l'animazione dei burattini però già esistenti, che sono già stati fatti. Questa è stata un'idea di perché non animiamo i burattini di una signora che viene nei laboratori, di origine ucraina, tra l'inglese e il tedesco. Ci siamo arrangiati, ma comunque a un certo punto, dopo che è venuta sempre, ha detto perché non animiamo questi burattini? Ha detto ci proviamo. E poi vabbè, l'altra possibilità è quella di cercare un po' delle collaborazioni con i gruppi del centro diurno di Bellinzona e magari con Latte, non so. Una cosa che è venuta un po' da questa cosa della festa in piazza. Beh, con voi già stiamo collaborando un pochettino anche attraverso queste interviste o attraverso la stampa dei Dépliant. Grazie. Sì. Come è possibile sostenere la vostra associazione? Ma appunto con il sito Instagram labarte.moesa si può appunto vedere il conto associazioni che abbiamo creato e versare offerte libere, oppure la tassa sociale che abbiamo mantenuto di un contributo di 25 franchi. Perfetto. Io la ringrazio molto di essere stata qui con noi.
prego. Ringrazio anche il pubblico e vi rimando alla prossima puntata di Leggermente. Buona serata.